Questo segnale non lo deve dare soltanto il Comune di Milano, ma la mia presenza è anche quella di dire che come istituzione a livello nazionale bisogna cercare di far passare questo messaggio, quella di una nuova convivenza, di una cittadinanza forte, una cittadinanza dove ognuno di noi possa ritrovarsi, dove ognuno di noi possa essere sicura che lì dove scegliere di abitare, lì è casa sua. Ministro, buongiorno. Sì, immaginate. Passo dalla scuola. La notizia me l'ho trovata con lui. Buongiorno, posso? Per l'invitazione, grazie. Camminate, grazie. Torno a dire che non ve l'ho detto. Signori, se non lo sapete, forza. Vuol dire che sono cattivo. Attenzione qua, ragazzi. Ministro, volevo solo stringerle la mano. Sono il capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale. Ragazzi, forza. Niente mano, piacere, ministro? Neppure la mano? Neppure la mano, ministro? Voglio solo stringere la mano e presentarmi. Niente mano, ministro? Me ne faccio una ragione. Me ne faccio una ragione assolutamente. Ministro, volevo solo stringere la mano. Nulla di che, sai, io sono un cittadino. Un cittadino, nato qui, a Milano, nella mia bella Milano, nel Castello Sforzesco. Volevo anzi invitarla a visitare il Castello Sforzesco, a capire qual è la nostra storia. E ne farò una ragione. Peccato che il ministro dell'integrazione non voglia neppure stringerci la mano. Peccato. Avremmo voluto stringere la mano e ragionare sul tema dell'integrazione, dello Ius Soli, della battaglia contro l'abolizione del reato di clandestinità. Me ne faccio una ragione. Buonasera a tutti i telespettatori, benvenuti al TG Nord da Marco De Luca. Quanto avete visto si è svolto questa mattina al Castello Sforzesco di Milano, dove il ministro per l'integrazione Cécile Kyenge si è recata per consegnare simbolicamente degli attestati di cittadinanza a bambini di figli di immigrati. Il capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale Alessandro Morelli le si è avvicinato per presentarsi e stringerle la mano, ma la risposta è stata quella che avete potuto vedere, uno scortese rifiuto con tanto di allontanamento da parte della scorta della signora ministro, un comportamento che si commenta da solo.